Io sono Walter Strano e faccio parte del Competence Center di parte che si occupa di database. Mi occupo sia della parte Oracle che di MySQL. In questa sessione pomeridiana vedremo praticamente come si migra da una versione 5.7 ad una versione 8, vedendo nel dettaglio due scenari. Uno scenario molto semplice, che è una migrazione di un'istanza singola, per poi passare ad una situazione in alta affidabilità master slave, quindi quali sono gli accorgimenti e le modalità di upgrade quando ci troviamo di fronte ad un'architettura di questo tipo. Nella fase finale, visto che porteremo le due istanze master slave ad una versione 8, vi farò vedere come da quella situazione poi si crea un cluster in DB8, quindi con l'aggiunta di un terzo nodo, che è il minimo indispensabile per poter creare un'architettura in DB cluster. Prima della fase puramente meramente tecnica, vi dovrò mostrare purtroppo per voi altre slide, sono poche, però vi descrivono quali sono i passaggi fondamentali, gli accorgimenti per poter effettuare una migrazione, diciamo, in maniera corretta. Allora, gli argomenti che vedremo sono questi sostanzialmente: quali sono gli approcci all'aggiornamento, quindi a seconda della tipologia che noi scegliamo, quali sono gli accorgimenti che vanno presi, quali sono i controlli che si devono effettuare affinché noi possiamo rendere la base dati conforme ad una migrazione 8, alla versione 8. Parleremo di uno strumento che Marco ha annunciato anche in precedenza, cioè l'upgrade checker di MySQL, uno strumento che fa i controlli, diciamo, per noi, ci consente di velocizzare i controlli su una base dati 5.7 e che ci dà appunto come risultato, ci dice ciò che non è conforme e che va sanato a livello di configurazione della base dati per poter essere portata ad una versione 8. Nella fase finale, una volta appunto descritto tutta la preparazione alla migrazione, faremo vedere nel dettaglio la migrazione vera e propria. Partiamo con, diciamo, il primo set di slide, quindi gli approcci all'upgrade, quello che prevede MySQL in tal senso. Allora, innanzitutto MySQL consente di effettuare un upgrade solo tra release GA. Voi sapete che MySQL mette a disposizione delle release in beta version, quindi non sono quelle ufficiali. Ebbene, la migrazione, o meglio l'aggiornamento, è consentito solo tra release GA. La prima release GA 8 è la 8.0.11. Il 25 aprile è stata rilasciata l'ultima versione, che è la 8.0.16. Quindi non solo, ma consente di effettuare upgrade solo tra versioni consecutive. Quindi tra 5.6 e 5.7 va bene, tra 5.7 e 5.8 va bene, tra 5.6 e 8 non va bene. Non possiamo avere un salto di versione, dobbiamo sempre portare la base dati prima alla versione successiva. Cosa consente invece? Consente l'aggiornamento tra minor release non consecutive all'interno della stessa versione. Quindi tra una 5.7.22 e una 5.7.25 l'aggiornamento è consentito, ma anche tra una 8.11 e una 8.15, che non sono consecutive, perché rientrano nella stessa versione. Quello che consiglia comunque Oracle, MySQL e Oracle sono la stessa cosa ormai, è di aggiornare comunque la versione del server sempre all'ultima release prima di fare un salto di versione.
Per cui da una 5725, che è l'ultima release della 57, a una 811 va bene, tra una 5722 e una 811 non è che non si può fare, però è sconsigliato, perché ad ogni rilascio di release ci sono degli accorgimenti in più che vanno comunque gestiti, quindi è bene sempre portarsi in una situazione ottimale prima di effettuare un salto di versione, in modo da come dire, sanare meno anomalie possibili. Di fatto questo è il motivo principale. MySQL prevede due tipologie di aggiornamento. Una prima tipologia si chiama in place, e poi parleremo marginalmente anche di un altro approccio che è forse il più usato, che è quello dell'upgrade logico. Poi vediamo i dettagli. Allora, upgrade in place che significa? Significa installare semplicemente i binari 8, o comunque generalmente binari di nuova versione, al posto di quelli attualmente usati. Installazione di binari che può avvenire nel metodo che, nella modalità che più vi piace, con yum, con rpm, via dicendo, apt, get, insomma, a seconda poi dei sistemi che utilizzate, sistemi operativi che utilizzate. Questo tipo di approccio varia a seconda della versione di MySQL che state installando. Allora, fino alla 8.0.15, che è quella che poi noi utilizzeremo nella dimostrazione pratica, l'upgrade in place viene svolto in quattro fasi. Shutdown pulito del server, poi dopo vedremo che cosa significa shutdown pulito, e installazione di nuovi binari RPM, YUM e via dicendo, per parlare in linguaggio Linux. Poi la seconda fase consiste nell'aggiornamento di edizione da dati, cioè delle tabelle del DB MySQL. Questa fase viene effettuata quando noi lanciamo il restart del servizio MySQL, quindi o col MySQL D o col System CTL o col Service. Ok, in quella fase viene aggiornato il dizionario dati. La terza fase consiste invece nell'aggiornamento di tutto il resto del nostro server, quindi l'information schema, performance schema, il database sys e le tabelle dei database utenti, il database che voi create, quelli applicativi, e viene effettuato eseguendo il client MySQL upgrade. Nella versione 8, visto diciamo il numero, o meglio vista visto il cambiamento radicale che è stato fatto, perché di fatto si sta prediligendo l'utilizzo dell'engine InnoDB al posto del MyISAM, si rende necessario un secondo riavvio dopo il MySQL upgrade, perché bisogna completare la fase di conversione del dizionario dati. Cioè, precedentemente alla 8, il dizionario dati di OR di MySQL, quindi le tabelle, alcune tabelle del database MySQL, venivano create su Storage Engine MyISAM. Nella versione 8 tutto il dizionario dati è stato migrato di InnoDB. Quindi questo ulteriore passaggio ha introdotto un quarto step, quindi un secondo riavvio dopo il MySQL upgrade, cosa che prima non era necessaria. A partire invece dall'ultima versione di 15 giorni fa, quindi la 8.0.16, l'aggiornamento è diventato molto più snello, perché si compone di sole due fasi, quindi il shutdown pulito del server e installazione dei nuovi binari, riavvio del server, quindi service MySQL restart, system CTL, quello che volete voi, che prevede l'aggiornamento automatico del dizionario dati e del
server, quindi la parte restante, tutto il resto, cioè information schema, performance schema e via dicendo. Quindi è stato di fatto, la procedura è stata dimezzata rispetto ad una 8.0.15. Secondo approccio di aggiornamento è l'upgrade logico, cioè quello più forse anche più banale da eseguire, insomma. Ovvero export della base dati con MySQL dump o con MySQL pump della versione 5.7 e import su un server di versione successiva. Quindi facciamo un export su una base dati 5.7 e importiamo il dump su una base dati 8.0, 11, 12, 15, 16, quello che vi pare. Quando si utilizza questo approccio bisogna tenere presente una cosa importante, ovvero gli utenti è bene ricrearli manualmente e non farglieli, come dire, esportare ed importare attraverso il dump. Ci sono due modalità di creazione e ricreazione manuale degli utenti. Banalmente mi estraggo le DDL degli utenti dal database sorgente e li ricreo sulla base dati 8.0. Oppure con MySQL pump io ho l'opzione di export solamente degli utenti. Ok, quindi potrei eseguire un dump con MySQL dump, un pump solamente della definizione degli utenti, importo il dump e importo il pump, il risultato del pump, che contiene solamente i metadati che mi fanno ricreare gli utenti. Andiamo a vedere adesso quali sono gli accorgimenti da tenere bene in mente quando si approccia ad una migrazione 8.0, che sia in place o che sia logica. Viste le novità introdotte dalla versione 8, si consiglia di eseguire, o meglio, si consiglia, si è quasi obbligati a eseguire una serie di controlli su vari aspetti della base dati 5.7 per capire se è adatta ad una migrazione 8 o se necessita di alcune modifiche. Appunto, tali controlli prescindono dalla tipologia di upgrade, quindi sia che io segua un approccio in place o che seguo un approccio logico, questi controlli sono gli stessi di fatto. Io ho estrapolato alcuni controlli più importanti, ce ne sono molti altri, però quelli fondamentali, diciamo, sono questi. Verificare che nel database MySQL esistano tabelle che hanno un nome che nella 8 è diventato un nome, una parola riservata. Verificare che ci siano tabelle partizionate create su uno storage engine non in ODB. La versione 8 non contempla tabelle partizionate create su MyISAM. Non contempla. Verificare che esistano foreign keys con nome di chiave maggiore di 64 caratteri. Oppure verificare che esistono viste che hanno nomi di colonne maggiore di 64 caratteri. Quindi nella 5.7 era possibile creare anche nomi di 200 caratteri e oltre, nella 8 non è più consentito. Stessa cosa, verifica che gli elementi di una colonna enum, la colonna enum è una colonna nella quale noi possiamo inserire solamente determinati valori. Ebbene, bisogna verificare che questi elementi della colonna num non superino i 255 caratteri. Altri due controlli
abbastanza importanti sono la verifica del character set che abbiamo utilizzato, in quanto nella 8 il nuovo default è diventato un TF8MB4. E verificare l'utilizzo del plugin di autenticazione che viene utilizzato per la creazione degli utenti, in quanto nella 8 il nuovo default è diventato caching SHA2 password. Allora, questo non significa che se voi avete un plugin diverso l'utente non può essere creato su un database open, ma significa che se volete mantenere la compatibilità con la versione precedente bisogna esplicitare il plugin che voi utilizzate quando create il DB, quando create l'utente, quindi il native per esempio, che è la password in chiaro di fatto. Oppure dovete impostare nel MyGNF, dovete indicare qual è il vostro plugin di default. Quindi ci sono situazioni, questo cosa significa di fatto? Che ci sono situazioni che devono essere sanate necessariamente, nomi, parole riservate, partizioni non su InnoDB. Quelle situazioni vanno sanate obbligatoriamente. Per quanto riguarda invece il character set e il plugin di autenticazione, si possono ovviare queste problematiche, cioè si possono gestire dicendo il nuovo database e utilizzare standard precedenti alla 8. Come diceva anche Marco in precedenza, controllate sempre le release notes della versione che state installando per vedere quali sono le nuove feature aggiunte, che problematiche possono introdurre o meno. Alcune non conformità vanno sanate obbligatoriamente prima di eseguire l'aggiornamento, altre come il character set e il plugin, appunto, come ho detto adesso, possono essere gestite impostando variabili di riferimento al valore che avevano precedentemente alla 8. Quindi usare un plugin di autenticazione native o usare un character set di default precedente all'UTF-8. Situazione importante da tenere presente, che non era obbligatoria, o meglio, che non è obbligatoria quando si esegue un upgrade all'interno della stessa versione. Allora, tra i vari cambiamenti che sono stati implementati nella versione 8 ce n'è uno che riguarda i log file, in quanto la struttura interna, quindi il modo con cui le transazioni vengono memorizzate, è stata cambiata. Quindi prima di affrontare una migrazione alla 8 bisogna chiudere in maniera pulita il database, cioè evitare che venga fatto un instance recovery, un crash recovery al momento della riapertura. Instance recovery o crash recovery, che dir si voglia, significa che quando voi fate ripartire il database le transazioni, diciamo, non ancora committate sui data file, quindi fisicamente sulle tabelle, diciamo, il database, per dire in maniera molto semplice, vengono lette dai log file e vengono applicate. Questa fase va evitata quando voi aggiornate la 8, proprio per il discorso che vi dicevo, perché la struttura diventa illeggibile nel passaggio da una versione all'altra, per cui bisogna chiudere il database in maniera slow o pulita, impostando questa variabile globale a 0. Quindi prima di chiudere il DB si setta la variabile a 0 e si esegue uno shutdown. In questo caso, prima della chiusura, tutte le transazioni non ancora scritte sulle tabelle, fisicamente sulle tabelle, vengono scritte. Quindi di fatto viene annullato il contenuto di log file. Dopo una chiusura del genere, il riavvio successivo ha già tutti i dati consistenti nelle tabelle, quindi non deve andare a leggere
i log file. Argomento interessante, update checker. Tutta questa fase che vi ho descritto viene, oltre che essere manuale, quindi bisogna mettersi con tanta pazienza a vedere tutti i vari aspetti dentro la base dati, fare query sul dizionario dati e via dicendo, c'è una funzione che ci fa, che ci aiuta in tal senso, perché la esegue lui di fatto, ed è la break checker del MySQL, che è una utility che noi richiamiamo attraverso la MySQL shell. La MySQL shell 8, quindi le versioni precedenti non è disponibile. Prima della versione 8.0.13 della MySQL shell, qui parliamo di versione di MySQL shell. Perché? Perché sapete o non sapete, ve lo dico io, la release della la versione del MySQL shell può anche non essere uguale alla versione del database. Voi potete installare una MySQL shell 8 su un server 5.7, per dire. Quindi qui parliamo di release MySQL shell. Prima della 8.0.13 l'unico modo per richiamare la breach era solo attraverso il prompt di MySQL shell. Quindi ci si connette alla MySQL shell e si esegue il comando. Dalla 8.0.13 in poi noi possiamo eseguire la stessa chiamata attraverso la linea di prompt dei comandi. Quindi richiamo il client MySQL shell dando come parametri, come argomenti, il check for server upgrade, che è proprio il nome dell'utility che esegue l'upgrade checker, dandogli poi anche i riferimenti a quale base dati, quindi connettendosi attraverso un utente al database locale at localhost sulla 3306, perché è la standard del MySQL. Non solo, dalla 8.0.13 noi possiamo effettuare i controlli su una release del database che non coincide necessariamente con la release della MySQL shell. Ovvero, se voi installate una MySQL shell 8.0.11 o 8.0.12 ed eseguite la bridge checker, la verifica viene fatta rispetto a la 8.0.11 o la 8.0.12 versione del database, quindi la versione coincidente con la versione della MySQL shell. Dalla 8.0.13 voi potete definire una target version di riferimento, quindi io voglio eseguire i controlli di upgrade rispetto ad una versione target che sarà la 8.0.11. Quindi vedere se la base dati è conforme ad una migrazione verso la 8.0.11. Quindi una diversa dalla release della MySQL shell. Dalla 8.0.16, che è fresca, vi rilascio, io posso eseguire i controlli anche sul file di configurazione, sul MyCMF, sul My.ini, a seconda se usate sistemi Windows o Linux. In questi due esempi noi vediamo una chiamata all'interno del prompt della MySQL shell oppure una chiamata dal prompt dei comandi. Quindi io introduco un nuovo parametro che è il config path, cioè il path di dove è stato creato, di dove risiede il file di configurazione del database. In un primo caso è una installazione Windows, nel secondo caso è un'installazione Linux. Ok? La bridge checker, attenzione, questo è importante, non risolve gli errori, ma indica le azioni per risolverli. Quindi crea un report, come andremo a vedere nella sessione pratica, dove vengono indicate le anomalie che però vanno bonificate manualmente. Anche perché non esiste una modalità
unica per poter sanare delle anomalie. Se io ho una tabella con un nome che è diventato riservato, la break checker non sa come andrà rinominata, fatto per dirne una. Se io ho una tabella partizionata su MyISAM, la break checker non sa se va migrata su InnoDB o se ad esempio la trasforma in una tabella non partizionata. Quindi ci sono situazioni che non possono essere automatizzate, ma vanno gestite manualmente dal DBA o chi per lui. Adesso cominciamo a entrare nel vivo della migrazione, così vediamo, insomma, mettiamo in pratica tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Allora, cominciamo, come ho detto all'inizio, dalla situazione più semplice, ovvero cominceremo a migrare una single instance, una versione MySQL single instance. Allora, io ho preparato delle macchine virtuali 100OS versione 7 con MySQL 5.7.25, quindi partiamo da questa situazione per portare poi la base dati ad una 8.0.15. Questo perché? Innanzitutto perché la 8.0.16 è talmente fresca che immagino che nessuno di voi proporrà, almeno a breve, una migrazione su questa versione, ma poi perché, visto che alcuni step sono stati automatizzati, soprattutto per la parte di MySQL Upgrade, mi premeva piuttosto farvi vedere la vecchia modalità in modo da capire bene quali sono i passi necessari per affrontare una migrazione. E anche perché poi di fatto la MySQL Upgrade voi lo usate anche se migrate da una 5.6 a una 5.7, non è che lo usate solo per un passaggio alla 8. Allora, la prima cosa che andiamo a fare, io ho già caricato una base dati, diciamo, di esempio su cui poter lavorare. Ho creato una base dati che si chiama Employees. Ci sono una serie di tabelle tra cui alcune partizionate. Allora, noi andiamo in questa fase andiamo a simulare delle anomalie molto banali. Nel caso specifico, io vado a cambiare lo storage engine di una tabella partizionata, quindi lo porto in MyISAM e vediamo qual è poi, a fronte di questa modifica, il risultato del MySQL dell'upgrade checker. Ok, a questo punto andiamo a richiamare la break checker per vedere che effettivamente abbiamo creato una non conformità rispetto ad una migrazione 8. Ci siamo connessi alla MySQL Shell effettuando una connessione al database locale. A questo punto richiamiamo all'interno del prompt la nostra funzionalità. Allora, andiamo a vedere velocemente. Allora, innanzitutto, visto che noi non gli abbiamo dato la target version, viene effettuato un controllo rispetto alla 8.0.15, cioè la versione della MySQL Shell. E questi sono tutti i controlli che sono stati effettuati, quindi ci sono
tipi di dato temporali non conformi? No. Ci sono parole riservate all'interno della database MySQL? No. Ci sono character set diciamo non più compatibili? No. Foreign key maggiore di 64 caratteri, eccetera, eccetera. A un certo punto noi arriviamo alla verifica delle tabelle partizionate. Quindi ci appaiono due warning che sono esattamente le due alter table che abbiamo effettuato. Quindi la tabella Salaries e la tabella Titles usano un engine di partizione che non è più, che è stato deprecato. Quindi, siccome lo strumento non risolve automaticamente i problemi, bisogna andare a sanare questa situazione. Verifica del plugin di autenticazione degli utenti. Ci sono non conformità? No. Eventualmente, vedete, ci dice come sanare questa situazione. Cioè, noi potremmo installare la base dati 8 e dargli come default authentication la vecchia modalità, se non vogliamo diciamo cambiare tutte le password di tutti gli utenti e portarle al caching SHA-2. A questo punto noi ritorniamo sulla base dati e andiamo a sanare la nostra situazione, quindi riportiamo le tabelle partizionate in InnoDB. Allora, abbiamo riportato la situazione come era all'inizio e andiamo a effettuare nuovamente la verifica per vedere se effettivamente abbiamo reso conforme la base dati. Lo step 14, che prima era quello che rilevava la presenza di partizioni non conformi, adesso ci restituisce no issues found, quindi quella di fatto era l'unica anomalia riscontrata e l'abbiamo sanata. A questo punto la base dati è pronta ad essere migrata. Andiamo ad eseguire la chiusura pulita, come vi ho detto nella slide. E spegniamo il servizio. Siccome noi stiamo effettuando una migrazione in place, ok, non faremo vedere un esempio di migrazione logica, perché dal mio punto di vista è poco interessante. Andiamo ad installare i pacchetti relativi alla versione 8.0.15 del database. In questo caso andiamo ad utilizzare la utility Doom. Ok, certo.
vengono rilevati i pacchetti precedenti, quindi lo IUM ci dice che i pacchetti che erano 5.7 verranno aggiornati ad 8.0.15. Allora andiamo a fare IS, poi ci vorrà un minutino di un minuto. Quindi vengono di fatto l'installazione, diciamo, prevede la migrazione, prevede l'installazione di 5 pacchetti fondamentalmente, che sono il client, poi il primo librerie common, libs, libs compact e poi la componente server. Ah, su queste installazioni mie io ho già ovviamente preinstallato la MySQL Shell, che normalmente non trovate, io per, diciamo, per velocizzare un po' le cose l'ho già installata. No, vi ripeto, questa è una prova sulla mia macchina che sicuramente non ha performance di un server, per cui però già capite più o meno che il disservizio che voi create è abbastanza ridotto, cioè qui se noi sommiamo i tempi di migrazione, togliendo i tempi morti, saranno passati 5 minuti, forse non di più. Quindi già da qui capite che la migrazione stand alone si risolve veramente in una manciata di minuti, a meno che ci sono tutta una serie di situazioni da sanare. Però al netto di quella situazione, poi la migrazione vera e propria dura veramente una manciata di minuti. Chiaramente l'upgrade in place non comporta la cancellazione dei dati, ok? Quindi il vostro file system di riferimento che contiene la base dati di fatto non viene toccato, ok? Quindi se volete potete anche eseguire dei backup, come dire, di sicurezza, però non è necessario. Si sta intervenendo solo a livello di binari che interagiscono con, diciamo, il file system. Ok, abbiamo completato la fase di installazione dei nuovi binari. A questo punto, come la slide indicava, ci sono altri 3 step da eseguire, ovvero il riavvio del servizio, nel quale viene eseguito l'aggiornamento del dizionario dati. Quindi rispetto allo start classico ci impiega un po' più di tempo, proprio perché sta effettuando delle attività che normalmente non eseguo. Ok, a questo punto eseguiamo l'upgrade di tutta la parte restante. Questa fase è più verbosa, cioè in realtà la prima non è verbosa assolutamente, cioè dovreste in teoria mettervi in tail sul mysqld.log per vedere cosa sta facendo. Questa fase invece viene, diciamo, descritta anche a video. Abbiamo concluso l'upgrade, è tutto ok, quindi siamo a buon punto. L'ultima fase è l'ultimo riavvio per concludere proprio in maniera definitiva l'aggiornamento. Ok.
Ok, siamo connessi ad una versione 8.0.15 commercial. L'upgrade è concluso. Abbiamo tutto il contenuto precedente e poi abbiamo una serie di aggiunte, cioè il database performance schema, il database MySQL contengono tabelle aggiuntive che sono proprie appunto della versione 8, mentre di altre sono state aggiunte delle colonne. Quindi in un 5 minuti togliendo i tempi morti abbiamo aggiornato una base dati single instance alla versione 8.0.15 partendo da una 5.7.25. Adesso andiamo a vedere una situazione un po' più complessa. Allora io ho già preparato le macchine in maniera opportuna, ovvero per chi non lo sa, quando effettuate quando implementate un'architettura in replica ci sono due accorgimenti da tenere presente, cioè che il server ID del MySQL deve essere univoco all'interno della configurazione di replica. Inoltre il server UUID anch'esso deve essere univoco, per cui le mie macchine sono già predisposte in tal senso. Per chi di voi, come poi anche nel mio caso, effettuerà dei cloni per creare l'architettura in alta affidabilità, deve tenere presente queste due considerazioni. Ovviamente cambiare il server ID del MyCNF della macchina clonata e cambiare il server UUID della macchina clonata che si cambia dal file auto.cnf, non so chi di voi lo conosce, che si trova all'interno della directory della data dir, quindi nella var lib MySQL se utilizzate una installazione standard. Io ho spento la single instance, ne ho accesa un'altra che è di nuovo in versione 5.7. Questo perché quando voi vi trovate in una situazione di replica bisogna aggiornare prima la macchina slave. Una volta aggiornata la slave si aggiorna la master. Quindi io ho acceso una nuova macchina, primo nodo, che è di nuovo in 5.7. Il secondo nodo che è 5.7. Allora, il primo step che dobbiamo fare è creare questa configurazione. Okay. Io ho il database sul primo nodo, farò un export del primo nodo sul secondo nodo e andrò a implementare la replica. Ah, ok, giusto.
Allora, la replica ovviamente ha bisogno che i due log siano abilitati. Ho sbagliato sicuramente. Ok. Questo perché? Perché proprio il meccanismo stesso della replica si basa sul trasferimento di log bin dal sito primario al sito slave. Per cui abbiamo abilitato log bin sul primario. Eseguiamo adesso il dump. Allora, non so se conoscete l'opzione master data del MySQL dump. L'opzione master data è quella che ci indica qual è il log bin e la posizione nel log bin di riferimento per far partire la replica. Voi sapete che per implementare una replica master slave bisogna dire sul nodo slave qual è la posizione di riferimento nel log bin del master dalla quale far partire la replica. Cioè, io di fatto ignoro tutto quello che è successo prima di una certa situazione e faccio partire la replica da quel momento in poi. Quindi in questo caso io sto aggiungendo nel dump che ho prodotto l'informazione, quindi di partenza della mia replica, cioè tutto quello che è successo a partire dal dump, perché tutto quello che è stato fatto prima non mi interessa. A questo punto noi andiamo a trasferire il dump sul secondo nodo. Andiamo a importare il nostro dump. Allora, prima di importarlo vi faccio vedere ecco qua, quindi il master data uguale 2 vuol dire inserisci quell'informazione come commento all'interno del dump, ha prodotto questa riga. Quindi ci sta dicendo che per far partire la replica bisogna utilizzare il binlog 0002 del master alla posizione 154. Ma quell'informazione non ci serve per caricare il dump, ma ci serve per attivare la replica.
Allora, nel frattempo noi andiamo a creare l'utente con cui gestiamo la replica sul nodo principale. Sì, no, c'è il controllo della complessità della password, per cui devo cambiare un attimo la password. Quindi ho creato un utente che si chiama Slave User, che è quello attraverso il quale noi andiamo a gestire la replica tra i due nodi. Qui sta ancora caricando. Ecco qua. Allora andiamo ad attivare la replica tra i due siti. Quindi andando a utilizzare l'informazione che abbiamo ricavato dal dump, andiamo a definire il sito master, la posizione di partenza e via dicendo. Questo è lo slave, 104 è il nome, diciamo. Quindi stiamo dicendo che questa macchina, MySQL Day 2, ha come master la 103, che sarebbe il MySQL Day 1, che si dovrà connettere attraverso l'utente slave user, che è quello che abbiamo creato dall'altra parte. A questo punto facciamo partire i processi di replica, quindi start slave. Vediamo se abbiamo fatto le cose corrette. Spero che sì, se no le cacciano. Allora, che fatto? Ah, ok, giusto, no, perfetto. Allora, queste macchine virtuali ovviamente hanno il firewall attivo, quindi va fermato il servizio del firewall di Linux. Poi vedremo che nel passaggio a InnoDB Cluster c'è un ulteriore step, che è quello di disabilitare anche il Selinux laddove è abilitato, o comunque vanno create delle regole sulle porte di riferimento del MySQL e dell'InnoDB Cluster, che usa un'altra porta, che poi vedremo. Insomma, c'era qualcosa di sporco. Allora, con il comando show slave status noi andiamo a monitorare la situazione, quindi andiamo a vedere qual è il sito master, quale login sta leggendo dal sito master, in quale posizione e quale relay bin sta generando. Non so se quanti di voi conoscono il funzionamento di una replica master slave, il meccanismo. Alcuni di voi. Allora, per chi non lo conosce, la replica master slave è una replica sincrona. Come funziona?
lo slave legge il contenuto delle transazioni dai login del sito master, le trasferisce localmente su un file equivalente che però prende il nome di relay bin o relay log. Quindi poi l'allineamento avviene andando a leggere il relay log localmente, ok? Quindi noi abbiamo l'informazione di ciò che sta leggendo sul master e l'informazione di ciò che sta leggendo sullo slave. Ci dà altre informazioni, ad esempio ci dice seconds behind master, ci dà l'idea se lo slave è allineato o meno. Quanto è il lag rispetto alla transazione del master? Il lag è zero, vuol dire che i due siti sono allineati. Tant'è vero che io ho come informazione lo slave ha letto tutto il relay log e sta attendendo nuovi aggiornamenti. Lo vediamo anche da qua, è in attesa che il master invii un evento, ok? Adesso noi che abbiamo implementato una replica funzionante andiamo a eseguire l'aggiornamento con questa configurazione. Quindi abbiamo detto stoppiamo il servizio di replica sullo slave, si parte prima dallo slave. Allora, evito di farvi vedere il discorso della non conformità perché perdiamo tempo. Vado a fermare il servizio. E vado a installare i pacchetti così come ho fatto prima. Allora, non ve lo faccio vedere praticamente, ma vi descrivo qual è la situazione per farvi capire poi qual è la differenza nell'avere una single instance e una master slave. Nel caso in cui esistano delle non conformità, l'attività ovviamente va fatta lato master, perché poi la bonifica viene propagata sullo slave. Quindi è vero che io aggiorno prima lo slave, ma prima di aggiornare io devo aver bonificato le loro conformità attraverso il master. Quindi non faccio l'attività direttamente sullo slave che vado ad aggiornare, ma agisco sul master perché poi trasferirà le modifiche sullo slave. Quindi il fatto di portare le partizioni da MyEyes a NodeB lo farò sul primario, poi l'alter table viene propagata sullo slave e viene eseguita anche dallo slave. Quindi in questa situazione noi ci arriviamo solo quando abbiamo sanato le eventuali inconformità. Lo facciamo prima, ovviamente. Ok, il terzo nodo, che è quello che poi utilizzeremo per la configurazione di NodeB Cluster,
stato già preparato in versione 8, onde perdere ulteriormente tempo. Durante Show Slave che il GTD non è stato utilizzato. Sì. Allora volevo sapere se questa quindi è una modalità che risale alla 5.0 più o meno alla 5.1 senza utilizzare il GTD. Nelle nuove versioni è stato introdotto, diciamo, questa funzionalità. Sì. Allora, chiedo ai fini del cluster InnoDB e ai fini anche del MySQL Router. Sì. Questa cosa è obbligatoria o no? Allora, quando si passa nell'InnoDB cluster, diventa obbligatorio l'utilizzo del GTID. Cioè, quindi il MySQL cluster è obbliga, o meglio, comunica solo attraverso il GTID, cioè il GTID che viene propagato ai vari nodi ed è quello che ci fa capire se la transazione è stata propagata dappertutto. Infatti poi vedremo che quando si istanzia un cluster con MySQL Shell, una delle modifiche che vengono fatte è proprio quello di attivare il GTID laddove non sia stato ancora attivato. In quel caso diventa obbligatorio, non è possibile, il nodo non viene visto come conforme nel caso in cui non venga attivato il GTID. Quindi contiene in qualche modo, ripreso il concetto di USRF di carriera come modalità di verificazione, rimane sempre nella modalità master slave questa qui. Cosa rimane in modalità master slave? La replicazione rimane sempre nella modalità master slave. In quale caso? Questo qui non viene ripreso come in altri diciamo software di replicazione come Galera con l'USRP che diciamo, è un plugin che permette la replicazione tra i due nodi. Qui siamo ancora in modalità master slave, non siamo ancora passati in cluster qua. Non ci siamo ancora arrivati qui stiamo vedendo come a partire da una configurazione master slave si esegue l'upgrade, ma non stiamo già migrando su InnoDB cluster, ancora no. Allora abbiamo aggiornato i motori, facciamo partire il servizio, lanciamo il MySQL upgrade, riseguiamo in avvio e riattiviamo lo slave, così verifichiamo che la comunicazione insomma non è stata interrotta in qualche modo. Thank you.
Allora, riattiviamo il DB e riattiviamo la replica. Giusto per verificare che tutto sia corretto. A quel punto procediamo all'aggiornamento del nodo 1. Da lì in poi, passare a un IDB cluster, vedremo che è molto rapido il discorso. È attiva, ok? Ovviamente non c'è trasferimento di informazioni, per cui siamo ancora allineati, però la connessione è in piedi, guardiamo voi. A questo punto rifermiamo la replica perché dobbiamo procedere all'aggiornamento del primo nodo. Shutdown pulito. Installazione binaria. Fate domande nel frattempo che passerà un altro minuto e mezzo abbondante. Ma questa applicazione, che impatti ha degli impatti e quali impatti può avere sulle applicazioni che normalmente girano? C'è da fare un testing di regressione sull'applicazione o è tutto trasparente? Allora, abbiamo detto che ci sono dei check da effettuare, no? Quindi è chiaro che totalmente trasparente non è. Allora, per esperienza posso dire che sicuramente il plugin della password è quello che può creare maggiori problemi, perché se un client invia la password in chiaro e non fa la trasformazione hash, questo provoca di fatto un disservizio perché non consente la connessione, quindi in quel caso è il client che si deve adeguare per poter sfruttare quel plugin. E al di là di quell'aspetto sul plugin non vedo altri problemi sinceramente, perché cioè, una volta che io ho sanato la situazione, immagino che anche l'applicativo sia allineato alle bonifiche, alle bonifiche che abbiamo fatto. Altri aspetti sinceramente critici non ne vedo. Ecco, sicuramente il fatto del MyISAM che è deprecato, quello è un aspetto importante, perché è chiaro che io devo fare un refactoring del data model, che beh, non è tanto un aspetto applicativo, però è un aspetto importante, soprattutto in un'ottica di passare ad InnoDB cluster, dove l'utilizzo dell'InnoDB è obbligatorio. Tutte le tabelle create in MyISAM, nel momento in cui implemento un cluster, non vengono replicate. Quindi in quel caso ho un obbligo abbastanza pesante. Non solo,
devo definire necessariamente le primary key su tutte le tabelle, perché è il meccanismo con cui risolvo le eventuali, come dire, in un caso di cluster master-master, multi-master, io risolvo le incongruenze attraverso la chiave, quindi eventuali duplicazioni, e quindi, visto che è un meccanismo intrinseco della comunicazione tra i nodi, io sono costretto a implementare le chiavi su tutte le tabelle coinvolte nella migrazione, nella replica. Dimmi. Se devo migrare sul cluster 5.7, sì, verso l'8, sì, il router, sì, il router, che chiaramente con la 5.7 si prende in pancia tutte le tutti i metadati, sì, del cluster. Nel momento in cui faccio l'upgrade alla 8, lo devo rebootstrappare, lo devo disinstallare, è opportuno rifare. Rebootstrappare. Perché chiaramente perderà tutti i riferimenti del cavo. Però vabbè, bootstrap dura. No, è un attimo. 10 secondi, ma poi diciamo che. È una però di operazione. Non è un fatto. Da schedulare, sì. Okay. Sicuramente sì, sicuramente sì. Altre domande? Le versioni precedenti alla 5.7 vanno migrate in 5.7 prima di poter migrare alla 8. Necessario. Ok, allora la cosa che poi vedremo, ve lo preannuncio sempre per riempire questi vuoti un po' scandalosi. Quando si passa da una master slave ad una configurazione in ODB, bisogna ovviamente interrompere la replica. Ok, quindi bisogna stoppare lo slave, in quanto essendoci un altro protocollo già attivo di replica, il MySQL non consente la trasformazione in cluster laddove esiste già una replica attiva di altra modalità. Quindi l'unico accorgimento è quello, cioè interrompere la replica sullo slave, sugli slave. A quel punto si migra in ODB cluster. Allora, restart del servizio, la SQL upgrade, manca veramente poco. Questa ovviamente non è l'unica modalità di aggiornamento quando abbiamo un master slave. Un'altra modalità che mi viene in mente è semplicemente spengo tutto, aggiorno lo slave staccandolo dal master completamente e poi rifaccio, aggiorno il master e rifaccio un dump e riattivo lo slave. Cioè, ovviamente ho varie modalità, è chiaro che se ho una base dati di centinaia di giga, io non è che vado a ripristinare il tutto da zero, perché farmi un dump, portarlo di là e portarlo dentro mi crea un disservizio molto maggiore rispetto a questo tipo di modalità. Ma in quel senso, se è una base dati piccola, io posso anche decidere, per evitare, che ne so, di sbagliare qualche comando, eccetera, di azzerare il tutto, aggiorno i motori da entrambe le parti, rifaccio un dump e poi riattivo, diciamo, la replica avendo già i due motori 8. Allora, questo l'abbiamo fatto, facciamo l'ultimo restart e abbiamo finito, quindi noi abbiamo un slave fermo da questa parte, ovviamente. O no, bisogna mettere la prima.
Sì, abbiamo finito. Non abbiamo distrutto niente, quindi abbiamo master slave migrati a 8. Adesso da questa situazione andiamo a creare un livello di big cluster. Stoppiamo la replica. Andiamo a fare adesso una attività specifica per la 8, ovvero per fare in modo che attraverso la MySQL shell vengano diciamo modificati i parametri delle istanze che noi agganciamo al cluster in maniera automatica e venga fatto il riavvio di queste, perché alcune modifiche prevedono il riavvio, bisogna dare all'utente root dei privilegi particolari. Allora, nella versione 8 è stato introdotto il concetto di variabili persistenti, cioè io posso modificare a caldo un parametro e renderlo persistente senza dover andare a editare il MyCMF ed eseguire il restart del database. Per chi lavora ora con database, questa cosa ricorda un po' l'utilizzo dell'SD file piuttosto che dell'init file. Allora, per poter fare in modo che l'utente root possa fare queste attività, bisogna assegnare a root dei privilegi particolari che sono stati introdotti nella versione 8. Quindi su tutti i nodi che noi vogliamo agganciare al cluster dobbiamo assegnare dei privilegi aggiuntivi all'utente root. Andiamo a configurare il cluster in ODB attraverso la MySQL shell. Ok, a questo punto andiamo a verificare che la nostra istanza sia configurata correttamente per poter far parte di un InnoDB cluster. Ok, mi ero dimenticato di configurarla correttamente questa root qui, proprio male. Ok, questo è il risultato del check, quindi check instance configuration. Vengono controllati viene controllata la configurazione del server per vedere se è in grado di far parte di un cluster in ODB. E queste sono le modifiche che devono essere sanate, cioè bisogna mettere a none il blog checksum, bisogna
rendere attiva, e, come dicevo in precedenza, insomma, bisogna attivare la GTID, quindi il Global Transaction ID, che è l'identificatore univoco di una transazione all'interno di un sistema di rendering. Tutto ciò viene fatto in maniera automatica eseguendo un'altra utility, che è la configure instance. Quindi io prima controllo la conformità e poi la vado a configurare per far parte del nodo. Adesso sicuramente c'è l'errore che vi dicevo, perché mancano i privilegi aggiuntivi. Allora, vuoi che le modifiche vengano fatte in automatico e che venga fatto il restart dell'istanza? Sì, ovviamente sì. Ecco qua, queste sono le due, i due permessi che mancano, che sono quelli che mi sono perso. Quindi, Irene. Che sono appunto i privilegi che consentono all'utente di poter modificare a caldo dei parametri e di renderli persistenti. Allora, andiamo a configurare, adesso dovrebbe andare tutto bene. La nostra prima istanza. Ok, parametri cambiati e istanza reistanziata, ripartita. Ok, a questo punto il nodo è compatibile per un InnoDB cluster, per cui andiamo. Ah, ok, adesso andiamo a fare le stesse cose su nodo 2 e su nodo 3, perché un cluster a un nodo non si può ovviamente istanziare. Allora, ok,
è probabile ancora la terza. Allora, cominciamo a dare tutti i primi invece. Ok, secondo nodo aggiornato, adesso andiamo sul terzo. Andiamo a dare subito il privilegio perché tanto qui se no. Ok, abbiamo partorito. Allora adesso i tre nodi sono pronti per far parte di un cluster. A questo punto noi cominciamo a definire il cluster e agganciare le nostre istanze. Allora noi abbiamo, nel configurare le istanze, abbiamo definito un utente con il quale andremo a fare, diciamo, andremo a mantenere il nostro cluster. Quindi o lo gestiamo tramite root,
Oppure, diciamo, tramite l'opzione cluster admin andiamo a crearci un utente attraverso il quale eseguiamo le attività sul cluster, che è alternativo a root, diciamo, però possiamo anche utilizzare root stesso. Quindi la connessione a questo punto alla MySQL la andiamo a fare con l'utente di gestione del cluster. Ok, a questo punto andiamo a definire il nostro cluster. A cui gli diamo il nome MySQL del 2019. Quindi lui sta creando un cluster avendo attaccato solamente un nodo, che è quello dove ci siamo connessi. La nota ci dice, se non lo sappiamo, che servono almeno 3 istanze per creare un minimo di cluster. Allora, e normalmente, o meglio, la regola vuole che il B-cluster venga formato da istanze dispare, perché la formula di tolleranza è 2 per fault più 1. Quindi per essere fault tolerant ad 1 deve avere almeno 3 nodi, 2 per 1 più 1. Averne 4 è uguale ad averne 3 in sostanza. Ecco perché si usano nodi dispari. Quindi si crea una configurazione a 3, a 5 o a 7 nodi normalmente, ma già a 3 va più che bene. Allora, adesso andiamo ad agganciare le altre 2 istanze al cluster. Ok, seconda nota aggiunta al cluster. Terza nota aggiunta al cluster, quindi ecco, a parte le cavolate varie, con un minuto abbiamo tirato su un InnoDB cluster a 3 nodi. Con i comandi della SQL Shell possiamo anche vedere a questo punto la configurazione del nostro cluster. Quindi vediamo come si chiama il nostro cluster, da quali nodi è formato e qual è la topologia, o meglio la vista, si chiama vista in questo caso, cioè il nodo 1 è in lettura e scrittura e funge da primary, e gli altri due sono in ridolli, perché la configurazione standard del minimo cluster è in single primary, come si dice. È possibile anche attivare una InnoDB cluster multi primary, dove ogni nodo è aperto in lettura e scrittura, quindi abbiamo un trasferimento incrociato delle transazioni, ogni nodo si allinea all'altro. Nella modalità standard è primario, quello diciamo di partenza con cui istanziamo il cluster è l'unico ridolli. Ci dice che lo status è online e che al momento va tutto bene. Oltre a utilizzare diciamo, i comandi della MySQL Shell, è possibile verificare lo stato della group replication attraverso il database performance schema.
in quanto nel momento in cui vengono istanziate, viene istanziato il cluster, vengono aggiunte anche delle liste a supporto. Ci sono tutta una serie di tabelle che si chiamano replication qualcosa, con cui possiamo monitorare lo stato del cluster. Ovviamente avendo a disposizione un enterprise monitor tutto ciò viene visualizzato in maniera grafica, però esistono gli strumenti anche in una modalità community per poter monitorare l'andamento del nostro cluster. Abbiamo concluso qua la nostra dimostrazione. Grazie per...